Siamo a Milano, al convegno di Mito e Realtà, due giornate di confronto fra le comunità terapeutiche e il visiting del 2016. Siamo con Marta Vicorelli, presidente e fondatrice di Mito e Realtà. Allora, queste due giornate, e cos'è Mito e Realtà? Allora, partirei da Mito e Realtà perché è un'occasione un po' speciale, un ventennale, dato che si è formata con un gruppo di professionisti nel 1996 in occasione di un convegno internazionale in cui avevamo invitato un po' tutti i pionieri delle comunità inglesi, francesi, svizzeri e anche tutta una generazione di psicoanalisti italiani, compreso un gruppo di basaliani che erano eredi della di psichiatria democratica, e da gruppo di professionisti dopo il 2005 siamo diventati un punto di riferimento per un network invece di comunità, quindi ci siamo passati dall'essere individuali alla realtà gruppale delle comunità terapeutiche. A questo punto, dopo 20 anni, volevamo fare, come dire, il punto su quelli che sono i fondamentali punti di standard comuni di modelli diversi, e mi sembra che alla fine della giornata un po' ci siamo arrivati, sia con l'aiuto dei colleghi inglesi Rex Sykes e John Tarverville, e anche con tutti gli apporti, diciamo, delle comunità presenti. Questa esperienza, secondo te, italiana, qual è l'originalità dell'esperienza italiana nel mondo? Ma l'originalità, direi proprio, è rappresentata dalla creatività, perché queste comunità sono diversissime tra di loro, con fondazioni e organi anche costitutivi molto diversi, però hanno un elemento, perlomeno, che noi cerchiamo di rendere il più possibile condiviso, di standard comuni. E la creatività sta nel tentativo di utilizzare la legislazione italiana, quindi con i forti vincoli e i limiti che questa dà, pur mantenendo il modello democratico e psicodinamico. Quindi questo mi sembra anche proprio la prerogativa, oltre a una grande passione degli operatori, che ovviamente riescono a coinvolgere i pazienti. Sono in assoluto gli operatori più motivati della salute mentale. Questa è una cosa molto interessante. Tu pensi che questo modello della comunità terapeutica democratica si può estendere anche alle associazioni, ai servizi di salute mentale? Io direi che questa è una sfida e una speranza, perché di fatto presuppongono, per esempio, dei leader, la scelta di leader che appunto siano i vertici dei dipartimenti di salute mentale. Se non c'è questa possibilità di potere decisionale, spesso il messaggio cade. Io giro a fare supervisioni, formazione agli operatori, ma in genere desidero che sia presente il capo del dipartimento, altrimenti il messaggio non passa, passa ai livelli bassi ma non alle gerarchie, e quindi il dipartimento è come scisso costantemente. Per cui quello che io suggerisco, di cui spero, è che psicoanalisti, psicoterapeuti affermati rimangano nelle istituzioni, anche pubbliche, proprio per creare questo nuovo. Senza la leadership, purtroppo, non si possono creare delle esperienze così diffuse. Ecco. Raccogliamo questa bella battuta finale della professoressa Marta Vicorelli: una sfida e una speranza.